politici che, beh, perché il 4 giugno devi sapere che nel 1944 un ragazzo dell'828 morì alla storta, Libero De Angelis. A lui è dedicata anche la sezione socialista della Garbatella. Allora io ogni anno chiedo il patrocinio come associazione e avverto il municipio che viene. Porta di solito la corona, però sono 2 anni che ha portato dei fiori e quella che abita lì vicino si è scocciata perché dice che poi i fiori diventano secchi, nessuno li va a togliere. Allora io quest'anno, siccome Libero avrebbe compiuto 100 anni, non ho detto niente a nessuno, però ho avuto la bella fortuna di essere stata a cena con Stefania Zuccari. È la mamma di quel ragazzo che morì accoltellato anni fa, e a Focenne, mi sembra. A Focenne lei conosce i nipoti di Libero De Angelis, così li ha avvertiti. E abbiamo fatto un incontro noi, diciamo in privato, c'ero io, Gianna Moriani, poi c'è un nipote di Libero che si chiama proprio Libero De Angelis, e abbiamo preso contatti, loro sono venuti, hanno vissuto a Garbatella. E mi hanno raccontato altre cose di questo ragazzo di 22 anni. La cosa magica che io avevo discusso anni fa, proprio davanti alla lapide che è stata messa tanti anni fa, davanti alla casa all'828, avevo discusso col consulente della memoria, che è Ernesto Nassi, perché io avevo detto, però sono passati tanti anni, le lacrime delle madri sono tutte uguali. Vogliamo pensare che quando c'è la guerra, io questo lo dissi 2 o 3 anni fa, quando c'è la guerra muoiono figli di tutte e il dolore è grande per tutti. E lui mi rispose no perché stavano dalla parte sbagliata. Io gli dissi la parte sbagliata è la guerra. Adesso fatalità, siccome io quando ho cominciato tutta la ricerca sulle mie radici, quell'8 settembre mio padre scappava perché il fratello, mio padre era un carabiniere e non si presentava alla Repubblica di Salò. Ma uno dei piani di sopra, parlo di Piazza Caterina Sforza, disse a mio zio, che io non ho mai conosciuto, di diventare camicia nera, c'aveva 18 anni, 17. Perciò questo tizio, questo mio zio, avrebbe denunciato mio padre se non si presentava alla Repubblica di Salò. Mio padre scappò e venne salvato da mia madre, da mia nonna, nascosto per diverso tempo dentro casa, proprio vicino alla Fontana Carlotta. Quello che adesso, riprendendo in mano il discorso con i parenti di Libero De Angelis, Libero De Angelis è quello che ha aiutato gli americani allo sbarco di Anzio. E mio zio è morto allo sbarco di Anzio, cioè mio padre si è salvato. Allora, certe cose, io infatti ho detto, ma io mica porto rancore a Libero De Angelis, anzi, sono anni che io cerco di far capire che aveva 22 anni e che credeva, però che le guerre sono sbagliate. Comunque, questa è una bella cosa perché ho incontrato finalmente i parenti che cercavo da tanti anni. Allora, questa è la cosa bella. Poi le cose belle sono i 100 bambini che già ho visto e che continuerò a vedere lunedì al girasole colorato e porterò come sempre la bandiera della pace che va bene per tutte le squadre anche. E poi finirò il 14 sulla piazza Sauli con gli altri bambini della materna. Il 16 ci sarà, ma quella è una cosa mia più personale, non so chi incontrerò, ci sarà un ricordo al Pitigliani di Carla Di Veroli fatto proprio dalla comunità ebraica. Il 20 è il compleanno di Carlo Acciari, perciò tra il 15 e il 20 avremo un po' da fare. Il 15 è Alberto Sordi, il 15 è la nascita di Alberto Sordi, il 20 di Carlo Acciari. Allora, Albertone noi di solito lo facciamo su Piazza Santurosia, dove stiamo aspettando sempre il famoso
murale del padre Guido e gli dico sì, ho rispedito una lettera al presidente del municipio con scritto a cercasi un muro per il murales del nostro. Ok, allora ci sono varie date, io la trasmissione di solito la registro, la metto sulla pagina di Fata Garbatella e sul sito di Garbatella, così tutti la possono verificare. Ok, ti ringrazio e ti saluto. Grazie, grazie. Sì.